Arte per eccellenza dell'organizzazione, la logistica è l'insieme delle attività che governano i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post vendita. Il cambiamento sempre più veloce dell'ambiente e dell'organizzazione delle imprese ha determinato la necessità per queste ultime di sviluppare la propria capacità di anticipare i mutamenti nei consumi e scorgere prima degli altri le tendenze dei mercati. Nonostante l'impatto di questi cambiamenti, il settore è in crescita con un aumento vertiginoso dell'attenzione per le tecnologie digitali al servizio della logistica. La nostra azienda nasce a partire dalla prima metà degli anni 60, anni nei quali un gruppo, un primo nucleo della famiglia Di Martino, decide di mettersi insieme, proprio costituire una società per lo sviluppo dei trasporti che originariamente facevano in maniera indipendente per diverse aree dell'Italia. La nostra azienda si sviluppa prendendo come opportunità la comparsa di vettori intermodali in Italia, quali treno e navi. L'azienda attraverso l'intermodalità cresce non solo in Italia e comincia a differenziare, a sviluppare il suo know-how su paesi che hanno la lunga distanza, quindi per raggiungerli impiegano oltre i 500 chilometri, 600 chilometri. Il futuro dell'azienda va verso due direzioni. Il primo è lo sviluppo delle relazioni tra Sud Italia e Nord Europa e quindi collegare il sud dell'Europa con il nord dell'Europa è la nuova sfida per noi. Altro tema di interesse strategico per l'azienda è l'utilizzo di modalità di trasporto alternative ed ecologiche. Il progetto FLASH, Formazione Logistica in Supply Chain, nasce per sostenere il processo di qualificazione delle competenze tecnico-specialistiche dei lavoratori addetti alla logistica di magazzino del gruppo Di Martino S.p.A. con sede a Catania. Migliorare il sistema azienda portando innovazione e sviluppo è stato l'obiettivo macro attorno al quale il progetto è stato costruito. Un dialogo costante tra i consulenti di 150 ed Eurosoluzioni e i referenti del gruppo aziendale ha consentito di mettere in campo un progetto concreto, capace di mantenere al centro dell'attenzione la principale risorsa dell'azienda, le persone. Dipendenti, docenti, consulenti e management aziendale hanno collaborato infatti in un'ottica di coinvolgimento e responsabilizzazione, collaborazione reciproca e condivisione della conoscenza. Il progetto FLASH si pone un obiettivo fondamentale che è quello di approfondire le tematiche della logistica e della supply chain e di far conoscere agli addetti ai lavori, magazzinieri, operatori, preposti e anche quadri, argomenti che riguardano i propri processi e anche tutto quello che sta intorno a loro. Ringrazio l'azienda per avermi dato l'opportunità di frequentare questi corsi di formazione, soprattutto quella della comunicazione, che mi ha dato, diciamo, mi ha fatto capire alcune cose che mi sono state utili, diciamo, nell'esercizio delle mie mansioni nell'azienda, quello di interagire con gli altri. Il progetto formativo mi ha dato la possibilità, in qualità di docente, di condividere con personale che svolge mansioni operative tutta la fase progettuale che viene svolta prima di arrivare ad un progetto di logistica vera e propria. Mi piacerebbe, come spunto di miglioramento, verificare i questionari compilati dal personale che ha partecipato al corso per verificarne l'apprendimento degli argomenti trattati. Il progetto FLASH è stato finanziato per un monte ore complessivo di 1.080 ore. È stato realizzato in 11 mesi, la data di avvio è stata a fine gennaio, la data di conclusione è fine novembre 2017. Le aziende coinvolte sono state 5 e si occupano del settore della logistica e dei trasporti.
I dati avuti al consuntivo del progetto sono in linea con i dati che sono stati dichiarati in fase di presentazione del progetto. All'interno del progetto formativo sono state realizzate 11 azioni formative articolate in diversi moduli. Tra le azioni formative ritroviamo gestione del magazzino, logistics management, passaggio generazionale, patto di famiglia, fondi e trust, balance scorecard, monitoraggio della strategia, modelli di digitalizzazione. La formazione è stata rivolta in particolar modo ai lavoratori inquadrati come operai e in misura minore ai lavoratori inquadrati come impiegati dei diversi comparti amministrativi. Dal punto di vista finanziario, l'utilizzo del progetto Flash di fondi impresa ha avuto un impatto neutro sulle finanze delle società che hanno partecipato a questo progetto, perché si ha la possibilità di richiedere ai fondi impresa la erogazione di anticipi che possono arrivare fino all'80-85%. Questo consente alle società che hanno partecipato al progetto di pagare sia le docenze che le spese inerenti al progetto proprio con questa anticipazione.